ma io sono circondato da napoletani, cioè Valeria è napoletana, Viola, l'altra mia socia, è napoletana, napoletana, napoletana. Napoli è veramente un posto, un motore pulsante di creatività, di identità culturale ed è una risorsa pazzesca. Che cosa sarebbe l'Italia senza Napoli, no? Pericle al Certain Regard. È un motivo di orgoglio per noi perché chiaramente speriamo che il film possa essere, ecco, acquistato, insomma, venduto in tutto il mondo. Per me, da attore, ma più in generale, il fatto di poter raccontare la storia di un uomo ai margini che vive una vita, diciamo, scandalosa, no? Mi sembrava ci fosse qualcosa di anarchico, no? Una specie, una sorta di voler affermare da parte di questa storia e del film come non sempre le apparenze coincidono poi con i fatti. Questa dicotomia, questa ambivalenza del personaggio, secondo me, riesce a fotografare bene una cosa che ci riguarda tutti, cioè tutti quanti noi siamo unici e la nostra umanità viene proprio dalla nostra unicità. Parte era legato al fatto che il romanzo, già il romanzo stesso non dava indicazioni precise di quelle che potevano essere logiche all'interno, come dire, no? Del mondo camorristico. Si preoccupava molto del personaggio, insomma, dei pensieri del personaggio. Quindi in realtà la realtà napoletana in quel caso lì, certo, serviva da sottofondo alla cultura dell'autore stesso, ma poteva essere tranquillamente trasportato in un altro posto se si aveva il coraggio di farlo, insomma. Ed è vero anche che è stato portato all'estero, in Belgio, Francia, a Liegi e a Calais, perché in questo modo potevamo dare un nuovo percorso alla storia, una modernità alla storia, visto che il libro è stato scritto nel 1993, alcune dinamiche oggi andavano reinventate se volevamo entrare nel territorio napoletano. Non ultimo, io non sono di Napoli, sarebbe stato difficile per me entrare in relazione così stretta con la cultura napoletana. Portando il film all'estero, ovviamente ripartivamo tutti da zero, tutti eravamo emigranti e Pericle stesso veniva collocato in un mondo che non era così importante per la storia, ma era importante lui all'interno di questo mondo, insomma. Io sono di Andria, cioè sono del nord, della Puglia, diciamo. Beh, chiaramente noi parliamo una lingua completamente diversa dal napoletano, però i suoni, le abitudini, un certo proprio ritmo del pensiero, un certo modo di stare, di guardare, sono tutte cose che chiaramente fanno parte di una cultura molto simile, che è quella del Regno delle Due Sicilie, in qualche modo, no? C'è una frase, una delle varie frasi nel film, che è la sua voce del pensiero, quando a un certo punto dice: e poi pure io mi immaginavo che potevo tenere famiglia, mi immaginavo la faccia di mia moglie e delle bambine. E diceva: statevi zitti che devo guardare la televisione, che devo guardare la partita, apparecchiata la tavola. Questa frase, per esempio, è racchiuso proprio il modo di pensare di Pericle. Io sono circondato da napoletani, cioè Valeria è napoletana, Viola, l'altra mia socia, è napoletana, napoletana, napoletana. Napoli è veramente un posto, un motore pulsante di creatività, di identità culturale. Ed è una risorsa pazzesca. Che cosa sarebbe l'Italia senza Napoli, no? È da anni che il cinema italiano fa della ricerca, lo fa nei luoghi non prestabiliti che sono quelli del cinema e della distribuzione convenzionale. Ce ne accorgiamo ogni volta che guardiamo i festival all'estero. Alice Robacher ha vinto il Gran Premio della giuria a Cannes. Ai Davide Donatello, un anno dopo, non solo non era candidata, ma i Davide non hanno sentito neanche il dovere di omaggiarla facendogli presentare un premio. Cioè, i valori in Italia ci sono da tempo e ci sono da molto. Il problema è saperli riconoscere, proteggerli e fare capire al pubblico che quello è un valore. Non è responsabilità del pubblico capire qual è il valore,
il pubblico deve riconoscerlo. È responsabilità del settore indicare al pubblico quello che per loro è un valore, e Alice Lubacca è indubbiamente un valore, perché se vinci il Gran Premio della Giuria a Cannes, al secondo film devi almeno omaggiarla. Beh, un saluto a tutti i lettori di Fanpage, insomma, grazie per averci ospitati. Lo stesso, cioè un saluto a tutti e sì, grazie per averci ospitato, buona visione, si dice così. Ok, allora buona visione.